Dopo 45 giorni l'Avastese torna in campo all'Aragona con diverse defezioni, assenti ben 4 titolari, e cade contro un cinico e ben organizzato Matese che vince 2-1 grazie alle reti di Abreu e Galesio sul rigore. Con le immagini di Edoardo Daddario passiamo agli highlights del match. Nei padroni di casa Daddario schiera un rimaneggiato 4-4-2, negli ospiti che vengono da 14 risultati utili consecutivi va in panchina l'ex di giornata Roberto Felici. Pronti partenza via al primo affondo, passano i campani al sesto, bella azione palla a terra che libera Abreu, il numero 11 la piazza e batte Bocanera per l'1-0, il gol merita il rallenti. La risposta della Avastese arriva al 18esimo con una conclusione da fuori di Obodo, tiro centrale, facile preda di Palombo. I padroni di casa ci riprovano al 26esimo con Mamona, il numero 10 la piazza da fuori, palla di poco al lato. Al 42esimo episodio da Moviola nel momento migliore dei locali, Boccanera tocca Abreu dopo un'uscita poco precisa, il direttore di gara non ha dubbi ed indica il dischetto, questo il presunto contatto. Sul punto di battuta va Galesio che spiazza l'estremo biancorosso e fa 2-0, si va a riposo con questo risultato. Nella ripresa i padroni di casa cercano di rindirizzare la gara, al nono Martinez su punizione fulmina Palombo e accorcia le distanze, il gol del 2-1 merita il replay, calcio piazzato simile a quello segnato dallo stesso numero 7 contro il Campobasso. Al 21esimo si rivedono i campani dalle parti di Bocanera con una punizione che non crea problemi al numero 1 locale, pressione costante dei biancorossi. Al 36esimo tiro velenoso di Martinez, Palombo si distende e respinge, da qui a fine gara non succede altro, i locali vengono sconfitti ma escono a testa alta dal campo dopo una gara tutto cuore. Per gli ospiti arriva il 15esimo risultato utile consecutivo e volano a quota 40, centrando così l'obiettivo salvezza con grande anticipo.